Seneca. Lettera a Lucilio. Undici. Ho avuto un colloquio con il tuo amico, un ragazzo di buona indole, e già le sue prime parole mi hanno mostrato la sua grandezza d'animo, la sua intelligenza e i progressi morali compiuti. Mi ha fornito un saggio delle qualità cui terra fede. Non era preparato a parlare. È stato colto di sorpresa. Mentre si concentrava, solo in parte riuscì a superare quella timidezza che è un buon segno in un giovane, e arrossì come dal profondo dell'anima. Questo rossore immagino lo seguirà sempre, anche quando, confermati i suoi sani principi, e spogliatosi di tutti i vizi, sarà ormai diventato un saggio. Nemmeno la saggezza può cancellare i difetti naturali del corpo o dello spirito. La scienza può attenuare non vincere completamente le tendenze radicate e congenite. Anche certi uomini di carattere fermo sudano copiosamente davanti alla folla, come se fossero stanchi e accaldati, ad alcuni quando devono parlare tremano le ginocchia, altri battono i denti, tartagliano e hanno le labbra incollate. Né l'esercizio né l'esperienza possono mai cancellare questi difetti. La natura esercita la sua forza e persino agli uomini più vigorosi ricorda la propria presenza valendosi delle loro debolezze. Tra queste c'è pure il rossore che sale d'improvviso anche al volto degli uomini più importanti, ma più spesso compare nei giovani che sono più ardenti e hanno il viso delicato. Non risparmia però nemmeno gli anziani e i vecchi. Certuni vanno temuti soprattutto quando arrossiscono come se avessero perduto ogni pudore. Silla diventava violentissimo quando il sangue gli saliva al viso. Niente era più dolce del volto di Pompeo. Arrossiva sempre davanti alla folla, soprattutto se doveva tenere un discorso. Ricordo che Fabiano, chiamato in Senato come testimone, arrossì e quel pudore gli si confaceva mirabilmente. Questo non accade per debolezza d'animo, ma per la singolarità di un avvenimento che, se anche non sgomenta chi non è abituato, lo altera se incline per natura a questo difetto. Infatti, mentre alcuni sono di sangue calmo, altri lo hanno irruente, eccitabile, e che affluisce rapidamente al volto. Come ho già detto, nemmeno la saggezza può eliminare questi difetti. Del resto, se potesse cancellarli tutti, avrebbe il dominio della natura. Tutte le caratteristiche legate alla nascita o alla costituzione fisica persisteranno in noi, anche se cercheremo a lungo e con tenacia di correggerci. Non possiamo sradicarle, come non possiamo procurarcele. Gli attori che rappresentano i sentimenti che esprimono la paura, la trepidazione, la tristezza, riescono a rendere anche la timidezza. Chinano il volto parlano con voce sommessa, abbassano gli occhi e li tengono fissi a terra. Non possono però fingere il rossore. È una reazione che non si può frenare né provocare. Nemmeno la saggezza può in questo caso garantire un rimedio o giovare in alcun modo. Sono fenomeni incontrollabili. Vanno e vengono spontaneamente. Ma è ormai tempo di concludere. Eccoti una massima utile e salutare. Che voglio tutti in prima bene nell'animo. Dobbiamo indirizzare la nostra stima verso un uomo onesto e averlo sempre davanti agli occhi per vivere come se lui ci guidasse e agire sempre come se ci vedesse. Questo Lucilio mio, è un insegnamento di epicuro. Egli ci ha dato, e ha ragione, un custode e un maestro. Si evitano molti errori, se è presente un testimone quando si sta per commetterli. È bene provare rispetto e riverenza per una persona che possa rendere più puro ogni nostro segreto sentimento con la sua autorevolezza. Beato chi con la sua presenza fisica, o anche solo spirituale, ci aiuta a emendarci. Beato chi rispetta un uomo al punto da correggersi e migliorarsi, anche solo ricordandolo. Se uno può rispettare tanto una persona, presto sarà anch'egli oggetto di rispetto. Scegli dunque Catone. Se ti sembra troppo intransigente, scegli l'elio più mite di carattere. Scegli un uomo di cui approvi la vita, le parole e il volto stesso, specchio dell'anima. Tienilo sempre davanti agli occhi come guida e come esempio. È necessario, ti dico, regolare su qualcuno la nostra condotta. Non si possono correggere i difetti senza una norma a cui fare riferimento. Stammi bene.